Allora, Sebastiani, per quello che mi riguarda, io lo stimo molto perché lui ha avuto il coraggio, innanzitutto un presidente che fa 10 anni il presidente da solo, vi assicuro che non è assolutamente facile portare avanti la gestione delle società, soprattutto in questo momento, soprattutto quando hai avuto il Covid e tanti. Io ritenevo il Pescara nella mia classifica delle società migliori d'Italia, il primo periodo di Sebastiani, una delle migliori, perché faceva tutto quello, secondo me, che doveva fare una società di provincia. Quindi costruiva il settore giovanile, le strutture, ha vinto più di tutti, faceva plusvalenze, che è indispensabile per una società come Pescara, ha portato i giocatori in Serie A, ha preso buoni allenatori, il Di Francesco, quindi secondo me era uno dei migliori. Io qualcosa deve essere successo, poi è chiaro che bisognerebbe parlare con lui per vedere in questo tragitto che lui ha fatto com'è la situazione, le situazioni cambiano. Ci sta, a volte io mi sono trovato che quasi 50 miliardi di debiti a Pescara da risanare, ci abbiamo messo lavorando 9 anni. Si esce, secondo me, il calcio che facevamo noi a quei tempi, il calcio che ha fatto Sebastiani nei primi anni, così ne esci, non c'è altro modo. È come una catena di montaggio che va dalla scuola calcio alla prima squadra. E ogni anno devi programmare per far uscire uno, due, tre, quattro ragazzi, quanti ne sono, portarli in prima squadra e dargli strutture, settore giovanile, alla fine i risultati, non prima il risultato.